Mangiare a scuola, le politiche alimentari per una qualità accessibile e diffusa. Se ne è parlato in un convegno nella sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino, nell'ambito dell'iniziativa Nutrire Torino Metropolitana, lanciata nel 2015 per costituire in modo partecipato un'agenda del cibo. È stato delineato lo stato dell'arte dei capitolati d'appalto e delle buone pratiche alimentari nelle scuole primarie dei 256 comuni della città metropolitana che ospitano mense scolastiche. L'obiettivo è quello di riscrivere i capitolati insieme agli allievi, alle famiglie, agli insegnanti, ai produttori agroalimentari e alle aziende che preparano i pasti. Si è parlato anche di educazione alimentare nelle scuole primarie, analizzando l'esperienza torinese Il menù l'ho fatto io e la possibilità di estenderla in modo sistematico alle altre realtà metropolitane. Ed è stata inoltre avviata una riflessione sulla qualità degli alimenti offerti da bar, mense e distributori automatici presenti nelle scuole secondarie superiori, che propongono cibi non sempre appropriati. Spesso il problema del costo degli alimenti incide ed è uno degli aspetti che dobbiamo assolutamente affrontare. Volevo sottolineare l'importanza anche di valorizzare la produzione a livello territoriale. La città metropolitana di Torino da questo punto di vista può essere davvero un soggetto unico a livello nazionale, perché abbiamo un territorio molto ampio, la parte rurale è molto significativa, riuscire a far sì che questa offerta scolastica intercetti anche l'economia agricola, sono certa che porterebbe frutti, già li sta portando, ma ovviamente ci auspichiamo in misura più significativa, qualificati per tutti. Le politiche alimentari si sviluppano attraverso una attenzione a quella che è certamente la qualità dei prodotti che noi dobbiamo fornire ai nostri concittadini, ma anche attraverso sempre di più la formazione dei nostri concittadini a partire dai ragazzi su quelle che sono le buone regole dell'alimentazione e rendere i ragazzi compartecipi nelle scelte della propria alimentazione. A partire dalle scuole è uno straordinario strumento che noi dobbiamo enfatizzare. Qui sono stati presentati dei progetti molto interessanti, efficaci, che hanno funzionato e credo che noi dobbiamo trovare il modo di renderli stabili e di garantire la possibilità quindi di far sì che nelle nostre scuole davvero si abbia coscienza di quanto è importante una buona alimentazione. Pensa che anche scrivendo le regole di un capitolato d'appalto per la fornitura di prodotti a una mensa scolastica si può combattere la criminalità in agricoltura? La legalità in tutti i segmenti della filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, comprese ovviamente quando si parla di tavola le mense scolastiche, è condizione essenziale, assolutamente irrinunziabile per puntare, sperare di avere quanto più possibile un cibo non soltanto buono ma anche sano e giusto. Tutti i segmenti della filiera, quindi anche il capitolato che riguarda le forniture delle mense scolastiche. Credo che non ci possano essere eccezioni per quanto riguarda l'importanza che ciascun segmento, ispirandosi al rispetto delle regole, può avere per il risultato finale.